Dio, come dice Galimberti, è un concetto senza il quale non possiamo capire il Medioevo. Se togliamo il concetto di Dio, il Medioevo non è comprensibile. Oggi possiamo togliere il termine Dio e tutto rimane in piedi come prima. Semmai se togliamo il termine denaro non riusciamo a capire il mondo di oggi. Bene, il termine Dio però non è qualcosa di cui ci si può sbarazzare. Almeno come archetipo, come modo in cui gli esseri umani l'hanno inteso nella loro storia. Naturalmente in modo animico e molto spesso egoico. Vediamo cosa si può intendere per Dio. Nel linguaggio comune, quello sportivo è un Dio. Bonatti era un Dio nell'arrampicata. Messner era un Dio. Lo stesso si può dire per Horowitz come pianoforte. Quindi Dio può essere inteso come vertice, culmine. Culmine di che cosa? Del potenziale, delle potenzialità umane. Quando uno sviluppa completamente le potenzialità umane, si dice che è un Dio. Quali sono? Possono essere abilità, conoscenze, oppure possono essere anche qualità come l'armonia, la bellezza, la bontà, la giustizia, ma anche la forza. Gli uomini hanno sempre parlato di Dio. E che cos'è Dio fondamentalmente? È una proiezione. E si dice nella nostra religione che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Potremmo dire che questa è un'espressione che va rivoltata. Dio è fatto a immagine e somiglianza degli uomini. Quasi in tutta la storia dell'umanità Dio è fatto a immagine e somiglianza degli uomini, di una parte degli uomini, di solito la parte migliore. Approfondiamo. Dunque, l'uomo, adesso parlo così, ha sempre visto il divino come qualcosa di estraneo a lui e qualcosa che talvolta separato, qualche volta più facilmente raggiungibile, e comunque qualcosa a cui mirare. Avere la capacità di Dio è qualcosa che piace a tutti. Oggi assistiamo a che cosa? Alla morte di Dio. L'ha annunciata Nietzsche a fine del secolo scorso. Morte di Dio, che cosa vuol dire? Però morte di Dio, fine delle aspirazioni a realizzare il proprio potenziale. Questo è il modo peggiore di pensare alla morte di Dio. Perché è morto Dio? Perché il Dio di cui ci siamo sempre occupati era un mito. Questa è la ragione per cui, dopo 2000 anni di menzogna, Dio è morto. Quindi, quando parliamo di Dio, dobbiamo intendere Dio mitico e il Dio reale. Ne parleremo fra poco. Allora, che cosa porta la morte di Dio e quindi la fine delle aspirazioni a realizzare il proprio potenziale? Porta al nichilismo. Non avere un vero scopo, non avere un vero senso della vita. Quindi, fondamentalmente, nei termini che interessano a noi, non avere una spinta a evolvere come fondamentale momento della nostra esistenza. In termini ancora più drastici, c'è una rinuncia a diventare chi siamo. Quindi a diventare virtuosi. Ma virtù in greco, arete, ha un significato un po' diverso che in italiano. Virtù vuol dire mezzi idonei al fine. Allora, i mezzi idonei a realizzare noi come esseri umani, e qui mi rifaccio dall'inizio di questa nostra conversazione, mi rifaccio fondamentalmente al pensiero di Platone e Aristotele, comunque i filosofi greci, classici, i mezzi idonei a sviluppare pienamente, a raggiungere il fine umano. E questi mezzi idonei sono chi? Sono le virtù etiche, la saggezza, e le virtù dianoetiche, cioè la sofia. La saggezza, phronesis, significa la capacità di scegliere il bene e il male nella vita quotidiana. E la sofia è la pratica in base alla quale possiamo distinguere il bene dal male. E quindi poi operare le scelte giuste. La sofia è la contemplazione della verità, cioè la contemplazione di Dio. Aristotele parlava di bios teoretikos,
Teoria, che cosa significa in greco? Vuol dire festa. Nelle feste si contemplavano i misteri divini, cioè si aveva la possibilità di contemplare la verità di Dio attraverso le pratiche che venivano svolte. Quindi, bios theoretikos significa una vita dedita alla contemplazione del divino. Bene. Rinuncia a diventare chi siamo, cioè a divinizzarci. E questo è un tema fondamentale. Adesso mi sposto in un'altra parte e andiamo a prendere il punto centrale di questo nostro ragionamento. Ecco qua. Oracolo di Delfi. Conosci te stesso e conoscerai Dio. Questa affermazione è condivisa dalla mistica speculativa, da Meister Eckhart fino a Simone Weil. Conosci te stesso e diventerai Dio, ma io posso anche mettere quest'altra frase: diventa te stesso, che poi l'imperativo a cui ci invita Nietzsche, e diventerai Dio. Ok? Cioè ti divinizzerai. Adesso voglio precisare meglio questa tematica e vado qua sotto. Guardate, prendiamo il mondo animale e vegetale. Il mondo animale e vegetale è fatto di alberi, di piante, gatti, cani, leoni, leopardi. Bene, tutti questi esseri sono autentici, cioè sono veri, cioè si presentano per quello che sono. E diventano quello che sono in forza di un principio che è stato messo ben in luce da Aristotele, il principio di entelechia, cioè avere il fine al proprio interno. Da cosa dipende il fatto di avere il fine al proprio interno? Da un fatto fondamentale come è costruita la vita. Funzione crea struttura, lo vedremo fra poco. E quindi la struttura con cui noi poi nasciamo e ci formiamo crea dentro di noi lo sviluppo, la tendenza a sviluppare la funzione. Quindi gli animali nascono, hanno in potenza una struttura che poi si attualizza, e dentro questa struttura c'è il fine dell'animale che è diventare se stesso, realizzare quindi le proprie funzioni al massimo, il proprio potenziale. Ok. Guardiamo invece cosa succede all'uomo, senza dire perché, in questo caso semplicemente lo affermiamo, ne parleremo altre volte. L'uomo, come gli animali, può essere un essere che diventa autentico se rispetta il principio conosci te stesso e diventa chi sei. Allora è autentico. Diciamo che un uomo che vive così vive nell'anima, cioè nella sua funzione più elevata, raggiunge il suo livello più elevato, come un gatto che impara non solo a strisciare e a camminare, ma anche a correre e saltare. Un uomo che riuscisse solo a strisciare o a gattonare non potremmo dire che sia realizzato come fisicamente come uomo, lo stesso, la maggioranza degli uomini, non si realizza psichicamente e animicamente. L'uomo, a differenza degli animali, ha però un'altra strada che spesso imbocca, che non è quella dell'autenticità, ma quella della non verità, quindi della falsità, della maschera, cioè diventa qualcosa di diverso da chi è. Cioè cerca di diventare un'immagine, cerca di adeguarsi a un'immagine. E questo perché? In conseguenza, come ci spiega bene Platone, della spinta sociale, del giudizio sociale, che Platone definiva come la grande bestia. Quindi, in conseguenza della grande bestia, noi siamo spinti a diventare una cosa diversa da quella che siamo. Quindi siamo spinti a non essere autentici e a non vivere dentro la nostra anima. Quindi a non realizzare pienamente chi siamo e il nostro potenziale. Quando invece siamo nella nostra anima, ecco lì che il giudizio sociale se ne va. Questo è il test. Non abbiamo più paura del giudizio di nessuno, né del nostro giudizio interno di parte interna, né del giudizio esterno di altre persone. Allora a questo punto siamo autentici, a questo punto abbiamo la forza, abbiamo la pienezza, abbiamo l'autenticità. Gli animali condividono con la nostra anima la non soggezione al giudizio sociale. Allora, ho parlato di questo, adesso andiamo a vedere cosa in questo disegno
Allora, ho detto prima che morte di Dio, fine dell'aspirazione a realizzare il proprio potenziale. Ora, andiamo a vedere com'è fatta la nostra struttura. Noi abbiamo un cervello arcaico, paleomammifero, e poi un cervello neomammifero, poi i lobi frontali, tipicamente umani, e qui si era fermata la nostra cognizione fino a qualche decennio fa. Oggi sappiamo che c'è un altro passaggio, che il direttore d'orchestra diventa il centro del cuore. Quindi c'è un altro centro neurologico che deve salire sul podio come direttore d'orchestra. Quindi sappiamo che esiste una funzione e una struttura. C'è una struttura che sono i 40.000 neuroni che funziona come direttore d'orchestra per il ritmo del cervello, e dentro questo implicita una funzione. E secondo il principio di entelechia, questa struttura porta dentro la tendenza a mettersi in funzione. Questo cosa comporta? Comporta che se entriamo, se il direttore d'orchestra diventa il cuore, sviluppiamo quell'empatia universale che ci rende divini. Cioè ci fa cogliere il mondo con l'occhio della giustizia e del bene, cioè l'occhio divino. Richiamo la definizione che Platone dà di Dio. Quando parla di teologia, Platone dice: Dio è due cose, bene e giustizia, eccole qua. Noi possiamo essere due cose, bene e giustizia, in sintesi amore e solo amore, nel momento in cui sviluppiamo l'empatia allargata. L'empatia allargata è prevista come sviluppo nella nostra struttura, nella nostra fisiologia. Oggi non abbiamo più scuse sotto questo aspetto e la scienza dovrà prima o poi chiarire bene le conseguenze di queste straordinarie scoperte. Allora sto parlando delle qualità dell'essere. Non a caso si chiamano qualità dell'essere, qualità dell'amore, o qualità dell'amore è la stessa cosa, qualità dell'essere quando siamo veramente noi stessi. Questo vuol dire qualità dell'essere. Quindi qualità dell'essere si può anche aggiungere, adesso lo scriviamo qua, qualità, vediamo se ci riesco, sì, qualità dell'anima, o anche qualità dell'amore. Ecco qua. Che sono, in termini mentali, sono la buddhità. Cosa esprime la buddhità? Cioè l'essenza del risvegliato. Il risvegliato che non è più dormiente, che quindi non vive più nel mondo delle illusioni, ma vive nel mondo della verità. Ecco perché è così importante la dedizione alla verità. Ma la dedizione alla verità vuol dire aspirare a vedere il mondo con gli occhi di Dio, cioè acquisire quella visione come bene e giustizia. E Platone dice, e cos'altro è Dio? Dio dice, solo questo si può dire di Dio, senso positivo. In senso negativo possiamo dire che non è ignoranza, non è vendicatività, non è punitività, non è invidia. Mi sposto ancora a vedere. Quindi abbiamo parlato, quando siamo nella falsità e nella maschera non siamo divini, ma non siamo nemmeno umani, questa è la verità. Noi siamo divini nella misura in cui siamo pienamente umani. Allora acquisiamo quelle qualità. E perché siamo divini? Perché Dio, l'abbiamo costruito a nostra immagine e somiglianza, ed è il sommo bene, è la somma giustizia. E noi possiamo essere questo, certamente possiamo esserlo, se ci dedichiamo al lavoro necessario. Adesso vado ancora più sopra, in questo, aspetta, vado qua così, rimpicciolisco un po', se no non lo trovo, ecco. Adesso vorrei ragionare un attimo su che cosa significa questo concetto, conosci te stesso e conoscerai Dio, cioè diventerai Dio, cioè ti farai simile a Dio, omoiosis Deo. Cosa significa questo concetto nell'educazione, nella politica, nella scienza e nella conoscenza? Nell'educazione cosa vuol dire? Vuol dire che noi educhiamo dei bambini quando li creiamo in un contesto saturo delle qualità dell'essere, della buddhità, delle qualità dell'amore. Quello significa che aiutiamo i bambini a diventare chi sono.
Ma questo è giusto, questa è la giustizia per un bambino, diventare chi è, e ha bisogno di un contesto che lo aiuti a diventare chi è. Pensate che Aristotele, a proposito della politica, dice: la politica è l'arte del governo, ma a governare possono essere solo filosofi, cioè coloro che sono dediti alla verità, cioè alla contemplazione del divino, cioè del bene e della giustizia. Lo scopo della politica è creare una comunità in cui gli esseri umani siano facilitati nel raggiungere il bene e la giustizia attraverso la contemplazione del bene e della giustizia divini. La concezione della politica e dell'educazione espresse dai greci è infinitamente lontano, purtroppo, da quello che ormai si considera educazione e politica. Ma credo che oggi sia il momento di ripensare alla grande lezione dei greci per poter di nuovo riprendere la strada che abbiamo abbandonato o forse non abbiamo mai percorso. Vediamo se ci sono delle altre cose. Andiamo ancora indietro. C'è tutto. Ecco, l'ultima cosa. Metto qua e ingrandisco. Ecco qua. Adesso guardiamo, guardate qua. Credenti e non credenti. Di solito si combattono tra di loro, discutono tra di loro. Ma in realtà credenti e non credenti, la maggioranza dei casi, di cosa si riferiscono? Non al Dio vero, cioè alla realtà profonda dell'essere umano e dell'universo, ma si rifanno un'immagine egoica o mitica di Dio. E allora i non credenti hanno ragione, perché dovrebbero accettare un'immagine mitica, un'immagine falsa di Dio? Allora, entrambi, i credenti e non credenti, in conseguenza del fatto di concentrarsi su questa immagine, rinunciano a un impegno ad evolvere, quindi a conoscere se stessi, a diventare davvero se stessi. Considerano questo impegno non necessario. Se non fosse così, le scuole si dedicherebbero totalmente a questo proposito, che è il proposito di creare uomini buoni e giusti. Non ci sono altre strade per portare alla soluzione i problemi terribili di cui ci siamo davanti adesso. E con questo direi che ho esaminato tutta la mappa e quindi mi fermo. Credo che quando comprenderemo a fondo la grande lezione che ci arriva dalle nostre radici, dai filosofi greci, faremo un passo avanti.